siamo. Ci siamo. Signori, tutta la mia eleganza e tutta la mia professionalità. Brodetta lafanese. Perché sia un brodetta lafanese abbiamo bisogno di quattro ingredienti fondamentali. Soffritto di cipolla, conserva o doppio concentrato, aceto di vino bianco e pepe. Ok. Cozze, vongole, peperoncino e prezzemolo, la ricetta tradizionale non la prevede. Ah. Questa ricetta nonno, mamma, mamma, figlio. Con questa ricetta abbiamo vinto variati premi, mia madre, mio padre. È pluripremiato. Il fatto è che dopo ognuno a casa può fare come si pare, questo sempre ognuno, cioè ognuno è libero di fare come gli pare. E la preparazione di solito è la seguente: fai un soffritto di cipolla, butti la seppia, che è il pesciolino che trovate sul fondo, quello che ha la cottura un po' più disgustosa. Sì. Questo. Okay. Ok. Viene pepato e salato all'inizio, quindi sale grosso e pepe, questo è un piccolo trucco che non tutti sanno. Zac, aggiungi pepe e sale e aggiungi la conserva, fai sciogliere la noce di conserva, ok? E a quel punto butti i primi pesciolini, quelli un po' più rognosi, quindi tipo mazzola, tipo pesce prete, tipo quelli un po' più grossi, ok? Sì. E aggiungi un po' di aceto di vino, lo fai sfumare. Quando questo aceto di vino sfuma, posizioni i pesci più grossi e butti 2-3 bicchieri d'acqua. Basta. Siccome il pesce fresco già rilascia l'acqua di sé. E tappi. Una volta tappato non devi più muovere. L'unico movimento che devi fare è questo. Tappi, lo copri. Ok? Alla fine metterai sicuramente i pesci un po', quelli che hanno la cottura un po' più facile, tipo la triglia. Sì, questo è fatto due istanti e si rompe, tipo la soglia. Anche queste forse le sono quelli grossi, tipo questo, che è il pesce prete, tipo la mazzola, tipo il palombo, tipo... Mi è venuta decisamente fame ora. Sì, capisco che mi è venuta fame. Sono quanti tipi? In questo caso ci sono messo 1, 2, 3, 4, 5, 6, la seppia a fondo, 7, 8. Però manca, 8, 9 sono, c'è anche il pesce ragno, la tracina. Ma non c'è un arredo, cioè si può mettere con il pesce buono o c'è... L'importante è che ci sia la tracina. Sì. Che è questa. L'importante è che ci sia la triglia che dà sapore. Ok. È importante che ci sia la mazzola. Ah! Questi sono importanti, che questi diciamo che sono i più importanti, perché sono quelli che danno più gusto. Voi dopo lo proverete, questa a mio parere è la più gustosa. Questi lo sono farò. Molto importante che ci sia. Poi dopo ci puoi mettere quello che ti pare. Logicamente il pesce simbolo del brodetto non è scorpio.